Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Fortnite. Sono mancato per un po', ma oggi ricominciamo più carichi che mai. Come vedete, la skin è cambiata perché ci siamo fatti il nostro primo armadietto. Andiamo subito a vedere tutte le cose che abbiamo sbloccato nei vari pass battaglia, le robe gratuite che abbiamo sbloccato e tutte le robe che abbiamo preso. Andiamo a vedere le skin. Allora, abbiamo preso il set di leggende di lava, dove abbiamo il segugio di guerra in fusione, che è ormai ufficialmente diventata la nostra skin per adesso. Poi abbiamo la Valchiria in fusione, sempre fa parte del set leggende di lava. Due skin leggendarie, direi, non so se sono leggendarie o no. Poi abbiamo sbloccato la skin di Deadpool del pass battaglia con tutti gli stili, quella senza la faccia lì, senza la maschera, e quella con il colore normale, con la maschera e con la tutina, quella grigia, ok. Poi abbiamo sbloccato Mida, dove abbiamo Mida tutto con la skin tutta d'oro e Mida normale. Stiamo cercando di andare a sbloccare anche le skin, quelle e altre skin di Mida e di tutti gli altri agenti. Un'altra skin leggendaria è la specialista attrezzatura Maya. Non possiamo modificare lo stile, no, riposto di questo. Poi abbiamo l'agente Bananita, possiamo modificare lo stile, abbiamo quello tipo James Bond, quello di classe, con l'abbigliamento, diciamo, quello da giovine, e quello di smoking bianco. E poi dovremmo andare a sbloccare, raggiungendo il livello 300, l'agente Bananita tutto d'oro, che come vedete il picciolo, quello sopra, è diventato un po' d'oro. Poi abbiamo Brutus, anche lui viene lentamente mangiato dall'abilità di Nida. Abbiamo Brutus con la skin quella oro oppure quella normale. Miascolo, anche lui andremo a sbloccarlo in forma oro raggiungendo il livello 180. Come vedete, anche lì ha una parte della testa per tiro, peraltro muove pure i pettorali, va bene. Sta diventando d'oro, andremo a sbloccare la versione ombra o spettri. Modifichiamo stile anche della nostra nitroglicerina, che anche lei ha iniziato lentamente a diventare d'oro. Poi, no, aspettate, non me l'ha selezionato. Poi Sky, abbiamo la versione normale e la versione che ho sbloccato Spettri, se non ricordo male, facendo la missione, così era molto più figa, ci stava. E qua, anche qua, la versione oro che stiamo sbloccando. Poi altra skin che abbiamo è Iris, fa parte del set Visione Livida, che abbiamo guadagnato con tanto sacrificio. Andiamo a vedere il backpack. Ricominciamo nella parte leggende di lava, abbiamo le ali della Valchiria infuocata e il mantello, come si chiama? Mantello decorato in fusione con questo bellissimo disegno di questi due lupi. Ci siamo fatti sfuggire il set lupino, dove c'erano l'ascia infuocata con lo stesso stemma fatalità con lupo, e la skin delle armi con il lupo sopra, ma comunque lo riusciremo a prendere, se lo ripresenteranno sicuramente fuori la prossima volta. Poi abbiamo lo zaino arroio, se fa parte del set personalizzato, non possiamo modificare lo stile, è un backpack leggendario con il suo pugnale e la granata, molto chic. Poi abbiamo lo zaino pugnale dorato del set di Mida, possiamo modificare lo stile normale oppure tutto dorato,
come la roba di Mida, ovviamente è il suo, quindi. Poi abbiamo questo che peraltro su questa skin che ho messo ci stanno veramente bene, e poi capirete anche perché ci ho messo questa, perché hanno un significato relativo al deltaplano. Non vi dico altro, vedremo dopo. Le spade di Deadpool che abbiamo sbloccato, molto carine. Poi nella serie Star Wars abbiamo sbloccato i Sith, questa, come l'ho detto, i Sith, questo backpack luminoso. Poi recentemente c'è stato un evento che abbiamo sbloccato le ali al neon, che sono interattive, e in base, non ho capito se in base a quando balliamo cambiano tipo colore, brillano o qualcosa del genere. Comunque ci dice anche sotto che è reattiva. Altro backpack, possiamo modificare lo stile? Vedete, non possiamo modificare lo stile, anche se ci dice che potremmo modificare lo stile. Anche qua avremo... Cosa cambia? Che cambia? Non ho capito cosa cambia. Ah ok, anche questo backpack diventa dorato. Stessa cosa per tutti gli altri backpack degli agenti. Abbiamo tutti i backpack degli zainetti degli agenti speciali, questo di Brutus, questo di Miascolo con i topini che sono delle granate e il gomito, no? Questo di Sky che guardate adesso così c'è, cioè questo, eppure abbiamo sbloccato recentemente questo verde molto più, cioè, c'è una Nintendo Switch, è palesemente una Nintendo Switch questa, e la spada di Sky. Poi abbiamo sempre il set dorato. Altra roba che abbiamo sbloccato è questo, che è lo skateboard. Purtroppo non sono riuscito a sbloccare questo, se non me lo, non me lo seleziona, non so perché, non chiedetemelo, ma non me lo seleziona. Poi abbiamo sbloccato questo di visione vivida, questo zainetto molto carino con questi nastrini che si muovono al vento, e la pistola qua nel lato, nella fondina. E poi abbiamo questo da montagna, non abbiamo sbloccato questo che sarebbe stato veramente figo, purtroppo non ci abbiamo fatta nel tempo previsto. Si sblocca il capitolo 2 della prima stagione, quindi niente, era molto figo così sul verde, ma va bene lo stesso. Questi sono i nostri zaini, i nostri backpack. Poi cosa abbiamo? I picconi. I picconi, vabbè, abbiamo, partendo dal comune, quello predefinito, abbiamo poi sbloccato tutti i picconi comuni, non comuni, degli agenti. Poi abbiamo questo qua del set ascesa con le asce d'arrampicata, queste qua molto carine. Il piccone di Mida per lo spettro dorato. Poi abbiamo sbloccato questo del set natalizio a Natale, l'evento natalizio, abbiamo sbloccato questo bellissimo piccone. Poi abbiamo il piccone specializzato di Maya, questo di nitroglicerina, peraltro mi sa che cambio questo, metto questo come piccone che ci potrebbe stare. Abbiamo le spade di Miascolo, graffio solido. Poi abbiamo questo di Iris, un piccone alquanto variegato, devo dire. Poi abbiamo il pan di zenzero, dei biscottini di pan di zenzero come accette. Poi la fetta di Struggi, che sono gli attrezzi di Brutus, praticamente il martello e un segaccio, un'accetta segaccio, non lo so. E le spade epiche delle meraviglie di Sky, che anche queste possiamo modificare lo stile da blu a verde, e tanta cosa, sinceramente tanta cosa, perché sono veramente tantissime, sono veramente fighissime, con verde smeraldo così, veramente una roba fantastica. Comunque abbiamo notato che da questa stagione sono usciti principalmente dei picconi doppi, come questo, i picconi doppi sono usciti, mi sa, provo a piazzarmi questo, non lo so. Sì, dai, quasi quasi. Poi partiamo con i deltaplani, robe leggendarie, le ali di lava, il dragone di fuoco che è uscito dalla bocca del vulcano della, mi pare, nona stagione, e
punto fuoco veramente enorme con il deltaplano, ti notano a distanza sicuramente. Poi il mio deltaplano preferito, che è anche quello che ho messo, è il Falcone, che ci sta veramente bene in partita, perché col backpack del katane abbiamo che lancia fuori la katana, come vediamo esce la katana, arriva il Falco e se la prende su. Molto carino come deltaplano, con la sciarpina, molto elegante, perché il Falco con la sciarpina ci sta. Poi abbiamo sbloccato il ciclone Astroworld durante l'evento di Travis Scott, che è uno dei carrelli del Luna Park di Astroworld appunto. L'evento di Star Wars, come non potevamo sbloccare il Millennium Falcon, altro deltaplano enorme, è bello, però non si può usare in partita, perché uno ti notano a distanza, due ti toglie tutta la visuale, non vedi niente, zero. Abbiamo sbloccato tutti ovviamente i deltaplani degli agenti segreti, quindi questo e il razzo, che peraltro possederemo modificare lo stile anche. Poi abbiamo questo patuffolo di cotone, vabbè che carino, è verde, possiamo modificare lo stile, oppure c'è quello predefinito che è rosa, patuffolino rosa, oppure verde, si è fumato un po' d'erba, è diventato verde. Poi abbiamo quest'altro che è stato il mio deltaplano per un bel po' di tempo, che è lo scheletro, cioè lo scheletro di un pesce, non di uno squalo ma di un pesce, molto carino, pesce rosso. Poi abbiamo il lamacorno, che è questo deltaplano raro, che carino, non lo userei mai sinceramente, però va bene. Questo è i soldi del Monopoli, questi sono i soldi del Monopoli, le valigette di Brutus con i soldi del Monopoli dentro. Poi i deltaplani rari e non comuni sono quasi tutti uguali ormai, cioè questo qua pigna cadente, poi abbiamo questo. L'unico diverso che abbiamo, allora questo è esplosione selvaggia, è questo che è parapendio, ha la forma di un parapendio ed è l'unico diverso, però lo stile e l'aggancio, come vedete, è molto simile. Poi abbiamo il deltaplano comune, l'ombrello, quello proprio classico, comune, che ci è stato dato all'inizio. Il lumifragio, che è molto carino, butta fuori l'acqua dopo, e l'ombrello, questo qua, che ci hanno dato con la prima vittoria reale, lo associerei a Mida, che ovviamente tutto d'oro ci sta un sacco, peraltro brilla ed è brillucida. Poi quando abbiamo sbloccato i drop ce ne sono i carini e altri che non mi ispirano per niente. Questo lo usiamo nel periodo natalizio, il drop con i fiocchetti di Natale, palline tutto rosso, molto carino. Questo alfabeticamente non riesco neanche a dirlo, con tutte le lettere, i simboli dell'alfabeto, della tastiera e tutto quanto. Poi abbiamo questo per gli innamorati, da usare a San Valentino, dove ci sono le scatole di dolcetti che si aprono e liberano i cioccolatini per gli innamorati. Poi abbiamo questo, una discesa col botto, cuoricini e poi il botto che si vede, non mi piace particolarmente. Questo da usare sempre nel periodo natalizio, molto carino dai, non si nota neanche tantissimo la distanza. Questo l'abbiamo usato all'inizio della stagione 8, quando abbiamo sbloccato la stagione, quella dei pirati, se vi ricordate. Non mi fa più impazzire, quindi non lo useremo più per adesso, per un bel po'. Non si sa mai, però. L'altra scia è la valigetta per la fuga di Brutus, quindi accoppiare questa qua allo zainetto con le valigette che perdono fuori ovunque ci potrebbe stare, però ti vedono a distanza. Questo diciamo era il mio armadietto. Andiamo a vedere un attimo veloce il negozio di oggetti di oggi cosa c'è. Abbiamo il costume Vix, cos'è? Vix Vapor. Da 1500.